massimo riconoscimento del nostro comune, che è il premio Bambagella. Per il signore è una persona, un cittadino che si è distinto nel promuovere il nostro territorio. Il signor Ridi è stato cofondatore, insieme, lo voglio ricordare, ti prego di venire qui accanto a me, con il dottor Giovanni Ariano, che fu l'ideatore di questo museo della civiltà contadina, in quanto allora presidente della Pro Loco. Ecco, fortunatamente il signor Pierluigi Righi ha proseguito nell'opera di integrare, valorizzare, tant'è che questo museo ha ben oltre 40, poi mi correggerà, musei gemellati d'Italia. E questo museo rappresenta un gioiello del nostro territorio, perché già Gaville, vedo tanti abitanti di Gaville, è valorizzato col suo paesaggio, con la bellissima pieve Romagna, e quindi avere accanto questo museo che racconta la civiltà contadina, quei numerosi, innumerevoli utensili che rappresentano appunto quello che è la civiltà contadina, gli arredi. Adesso ha preso il nome, poi mi correggerà, anche di casa, perché grazie al signor Righi è proprio una casa, perché viene aperta agli studenti, alla cittadinanza, anche nell'occasione delle feste che tutti gli abitanti di Gaville custodiscono proprio con amore e valorizzano la festa dei limoni, la festa del panello. Quindi questo museo è aperto a tutti, alla cittadinanza, e ha in sé le tradizioni contadine, quelle che fanno parte della nostra identità. A volte sembrano tradizioni povere, ma sono ricche di saggezza, di valori morali che forse sarebbe opportuno ritrovare. Pietro Leopoldo fu un innovatore anche in questo, perché per Luigi Righi, un applauso forte per questo. Io non sono un parlatore, sono un ricercatore che dopo 42 anni, grazie a loro all'amministrazione, hanno voluto darci questo premio ambitissimo. Io lo considero un po' il mio premio Nobel, perché veramente dopo 45 anni mi paga di tante cose, tante, anche amarezze, fa parte anche quelli dell'amarezza, però sostanzialmente ho avuto tante soddisfazioni. Abbiamo fatto, per la verità, 45 gemellaggi in tutte le regioni italiane, 44 per la precisione, scusate. Poi abbiamo avuto, dal 98, quando l'abbiamo aperto al pubblico, abbiamo avuto oltre 200 gruppi turistici e oltre 250 classi elementari e medie delle scuole. E io mi sono cimentato sempre in questa cultura pratica, spicciola. I ragazzi infatti si ricordano sempre, quelli che sono venuti a visitare il museo mi riconoscono anche per la strada, perché veramente ci tengo a che questo messaggio del museo rimanga, anche se ha cambiato nome, ma è un museo vero e proprio. Pensate, abbiamo raggiunto una bellezza di oltre 10.000 pezzi, chiaramente dal frantoio al cucchiaio della cucina, però sono pezzi di epoca, diciamo. Bene. E quindi noi andiamo avanti e le sorprese non sono finite, vi posso anticipare niente.